Per 3 giorni Napoli diventa capitale mondiale del movimento ippico. Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio, il programma che si sviluppa intorno al 67esimo Gran Premio Lotteria di Agnano prevede anche sabato il convegno Ippica Futura, diverse forme di finanziamento della filiera ippica nel mondo, sistemi a confronto. Organizzato dalle Ippodromi Partenopei d'intesa con l'ANACT e con la 13esima Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Delegazioni ippiche sono attese da Francia, Svezia, Stati Uniti e Italia, come conferma il presidente delle Ippodromi Partenopei Pierluigi D'Angelo. Il mio sentimento è quello che è condiviso da tutti i miei soci che hanno voluto e vogliono fortemente, come avete visto anche abbiamo affrontato la gara col Comune, rimanere ad Agnano, vogliono potenziare per la passione che hanno questa struttura, questa attività e ridare, a nostro avviso, rilanciare questo impianto che è uno dei più belli del mondo. E a testimonianza di ciò che abbiamo ricevuto con grande soddisfazione e accoglimento ai nostri inviti da parte dei primissimi personaggi del trotto mondiale della Florida. Noi abbiamo fatto un gemellaggio con l'ippodromo di Pompano e con le autorità americane. Saranno presenti con una delegazione molto qualificata, c'è il campione americano dei gentlemen, verrà il presidente della federazione dei proprietari allevatori della Florida, Joe Pennacchio, in prima persona sarà in pista, si sfiderà con i 5 gentleman italiani e farà una relazione al convegno mondiale sulla filiera ippica che abbiamo organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Allevatori e con la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Anche l'Associazione Mille Colure, rappresentata dall'ex campione del mondo e olimpionico di box Patrizio Oliva, sarà presente all'ippodromo di Agnano con uno stand nel quale si venderanno le magliette autografate dai campioni dello sport e il cui ricavato sarà devoluto ai giovani disagiati che potranno così praticare discipline sportive gratuitamente. Noi come Mille Colure siamo felicissimi di intervenire in questa grandissima manifestazione che si fa a Napoli. Il premio Agnano, il premio Lotteria di Agnano. E ringraziamo gli organizzatori per aver dato la possibilità a Mille Colure di essere ente a cui vengono devoluti un contributo attraverso la vendita della maglietta della nostra associazione. Ogni 400 euro che si ricavano dalla vendita di questa maglietta, un bambino può fare sport gratuitamente nella nostra associazione del Centro Polifunzionale di Soccavo. Uno sponsor internazionale come il Resort e Casinò di San Vincent conferma la sua presenza e ne sottolinea i motivi il direttore generale Gianfranco Scordato. Primis è un'amicizia e la nostra seconda conferma a questo appuntamento. Il nostro appunto una presenza ci dà orgoglio in una situazione privilegiata dove noi abbiamo nella campagna Napoli soprattutto un bacino importante di amicizie e quindi ci tenevamo ad essere visibili in questo evento. La Valle d'Aosta sta trasformandosi sempre più in un grande parco naturale di attrattive che vanno ben al di là del casinò. Noi stessi non siamo più il casinò di San Vincent, siamo un resort importante, un resort che ha un hotel che è parte della Leading Hotel of the World, abbiamo una grandissima e bellissima spa e quindi siamo sempre più un resort integrato, staccandosi solo dall'aspetto più da business gioco. La madrina Barbara Petrillo ha presieduto il sorteggio dell'abbinamento dei numeri delle batterie di partenza del Gran Premio Lotteria nel corso dell'incontro che si è svolto nella sala del ristorante Villa d'Angelo. La gara per cavalli dai 4 ai 12 anni di ogni paese si effettua sulla distanza dei 1600 metri con la formula che prevede appunto 3 batterie di qualificazione da 14.300 euro ciascuna e una finale da 506.000 euro alla quale accedono i primi 3 classificati di ogni batteria e una consolazione da 33.000 euro riservata ai cavalli esclusi dalla finale. L'analisi del sorteggio nelle parole di Luca D'Angelo a Didel ai Ippodromi Partenopei. I cavalli più attesi non hanno avuto un sorteggio sfortunato e quindi dovrebbe essere rispettato un po' il pronostico quantomeno nelle batterie. Nella batteria A, che poi sarà la terza, vediamo Pascialest che ha un comodo numero 2 dal quale potrà scegliere lo schema di corsa preferito e Quick Fix che l'avversario dichiarato dal numero 6 proverà a prendere la testa, quindi la corsa dovrebbe vivere
su questo duello, mentre la batteria B vede il netto favorito Oasis B con il numero 4, che ha il numero tra l'altro all'interno dell'avversaria dichiarata Princess Griff, quindi probabilmente proverà il percorso di testa, però Princess Griff è una gran cavalla e quindi non è un esito scontato neanche questo. Ma nella batteria C abbiamo la star, che è Voltigeur de Myrth, con il numero 4, però ha diversi partitori al suo interno e l'avversaria dichiarata Radio Freccia Fi, che ha un comodo numero 1, quindi comunque dovrà sudarsela.